Ci troviamo a Santo Stefano Briga, un villaggio del comune di Messina, sito nella fascia ionica. Siamo a circa 100 metri, 110-120 metri di altezza sul livello del mare, nella chiesa dedicata alla Madonna dell'Avena, dove il grande culto di questa Madonna è radicato da secoli nella nostra popolazione, nel nostro villaggio. M'ha rubato sto cuore, sciori di giardino, m'ha rubato sto cuore, con sto chiozzi d'amore. Sono come un tesoro d'argento e oro fino, le tue carezze che ho dolci dovino. La chiesa fu costruita nel 1400. Significa che la popolazione, dopo aver occupato fino dalla chiesa principale, poi si estende verso sud e arriva a San Gaetano e costruisce la chiesa di San Giovanni. La chiesa chiamata San Gaetano era la chiesa di San Giovanni. Poi va verso sud, verso Madonna della Vena, e popola là. La popolazione si estende verso sud, dove poi sarebbe sorta la chiesa della Madonna della Vena. Là non c'erano chiese ancora. E la popolazione andò ad occupare quelle terre a sud. Riteniamo che la struttura sia stata costruita originariamente intorno all'anno 1400, quindi non sotto il nome di Maria della Madonna dell'Avena, ma per il culto esclusivo della Madonna. La chiesa della Madonna dell'Avena non è che fu costruita, diciamo, da Messina, dalla cattedrale di Messina o dalla chiesa principale di Santo Stefano Briga, fu costruita localmente. E quando fu costruita, non so dire se contemporaneamente, poco prima o poco dopo, vennero da San Placido Calamerò 10-15, non si sa esattamente, 10-15 monaci. Furono i monaci che costruirono la chiesa della Madonna dell'Avena. E quindi fu fatta piccola perché era per i monaci, non era per la gente. I monaci abitarono accanto alla chiesa dove c'era la sacrestia. Poi andando sulla sinistra, dietro, andando dalla sinistra verso dove si esce per Brognina, là c'erano le celle di questi monaci. E io mi ricordo, quando ero bambino, vedevo alcune di queste celle, cioè stanzette piccole. Erano dei monaci di allora. Intorno all'anno 1500-1510, da questo altare, dall'iscrizione che vediamo lì, è sgorgata una vena d'acqua. E da lì nasce il nome Madonna dell'Avena, vena d'acqua, quindi ricchezza per quel tempo. L'acqua era ricchezza per tutto, sia per il corpo e sia per le coltivazioni che vi erano intorno. Acque, vena e rupit, ic. Acque, vena e rupit, ic. E vuol dire questo. Una vena d'acqua zampillò qui. Quindi l'altare era stato costruito là, l'altare era costruito là dove c'era la sorgente d'acqua. Quindi tutto ciò nasce sotto il nome della Madonna dell'Avena. Il culto da questo momento in poi diventa sempre più crescente, sempre più, come dire, è ricco di devozione dalla parte dei fedeli di Santo Stefano e non solo.
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Altre tradizioni che sono radicate nel nostro territorio, vedi per esempio quella dei cannici e del tamburo, il che tutto si svolgeva durante i 9 giorni della novena della Madonna Vela. Per 9 giorni si bruciava sempre cannici e sabato, le levano il taiccio, le levano il tombambo, mattino le mazzonette, pure io le facevo, mi veniva sotto. Si arrumavano i cannici subito dopo la novena. Quando usciva la gente, determinata la benedizione, che sia la novena, la Madonna Vela, subito dopo si neva un tamburo e si accendevano i cannici. Perché dei cannici? Per quanto ci siamo potuti documentare tutto, diciamo, nella mente degli anziani o chi ci ha preceduto nei secoli scorsi. Riteniamo che il culto dei cannici sia dovuto, alla tradizione dei cannici, sia dovuto al fatto che stava per finire l'estate e era un ringraziamento dei contadini del luogo e del tempo, scendendo giù dalle campagne, nelle varie contrade, nei vari bagli, si riunivano insieme. E quindi come rito propiziatorio saltavano i cannici per ringraziare la Madonna Vela, per dire quest'anno non abbiamo avuto incendi, non abbiamo avuto danni dovuti al fuoco che era ovviamente devastante per le coltivazioni limitrofe. Allo stesso tempo era anche un rito propiziatorio per ringraziare la Madonna affinché l'inverno che era imminente potesse essere più ricco di frutti e quindi dei frutti della terra stessa. I cannici c'era un commercio, pure quando ero un bambino io. Talune raccoglievano i cannici e si venivano. A tutti due soldi dei cannici, 6 soldi di 10 cannici. E c'era un commercio e non si accendevano i cannici se non dopo che era passato il tamburo. Il tamburo scendeva e andava a finire, sai, fino a Colonia. Fino a Maculatello.
attraversava tutto il villaggio, solando. Il tamburo accompagnava tutto questo con un ritmo cadenzato, con delle battute ben precise, che non riconosco in nessuna cadenza a tutt'oggi questo tamburo, tranne che nel nostro, che mi ricordo benissimo della famiglia Lopresti per generazione ha portato avanti, e come tale era un rullio che svegliava tutti noi bambini e gli anziani del tempo a dire: è la novena della Madonna, quindi dobbiamo avvicinarci di più al culto e alla fede della Madonna della Vera. Il tamburo a Madonna Vina, 9 giorni. Scominciavo la scelta e 9 giorni suonavo il tamburo. La mattina, e 4, mensa, e la sera pure. Suonavo mattina e sera, per 9 giorni. Anche d'uno e 4 partite. Andiamo alla campagna, c'erano i figli, c'era pire, cose. Quando tornavo da muro, partivo, a sveglia era. Mi piace ricordare che la tradizione del tamburo e dei cannici in tutti i 48 villaggi non esiste in nessun posto, quindi dobbiamo essere, come dire, orgogliosi di questa appartenenza e orgogliosi del fatto che siamo unici in questo genere. Tutto ciò è durato e si è portato avanti fino ai nostri giorni, e quindi noi abbiamo il compito, voglio dire, di portare avanti queste tradizioni affinché i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti non perdano questa grande cultura che ci appartiene. Thank you.
8 settembre la festa. Immancabilmente, non si rimanda mai. Se è il giorno feriale, 8 settembre, non si rimanda alla domenica successiva. La festa si fa sempre il suo giorno. L'8, può essere lunedì, può essere mercoledì, può essere giovedì. La festa della Madonna della Divina si fa il suo giorno. Tanto è la fede, tanta è la devozione che si ha intorno a questa straordinaria statua della Madonna della Vena che veneriamo, ormai si può dire da ben 700 anni. Viva la Madonna della Vina! Canta la testa, porta la corona. Di tutto il mondo è la regina, di tutto il mondo è la patrona. Madonna che protegge lo soprano. Io mi ginocchio e ti faccio l'inchino. Prega per ogni essere umano che sia la mamma di Gesù Bambino. Paese tu soprano fortunato, che la Madonna a tutto tu mi aiuto. Io prego sempre, come hai pregato, lo tempo di pregare non è potuto. E Gesù Cristo ti sia fondato, che tutto il mondo come hanno assoluto. Per tutto noi fu crucificato e suo padre crucifò mondo. Thank you.
e hai bisogno le nostre preghiere. Tu che ti trovi sopra dell'altare e a noi ne fa tanto del dovere, siamo le figlie tue da me a pregare. Ma stai alle tue pietre a ginocchiare, non mondo è tutto chino i peccatori, e a tuo figlio non vuoi sabbare con te tanta fede e tanta nuri. O madonnuzza come ne sopporti, e hai devota, preghiere in tutti. E tu che ne proteggi ogni notte miracolosa e ammassa da tutti. E le preghiere sono sempre gradite, tutta mi fermo qui ad aracito.